Ciao a tutti ragazzi, sono Loze e in questo video vi voglio far vedere il mio mondo survival. Allora parto da qui, ecco quello ve la farò vedere dopo, è il pezzo forte diciamo. Ecco, allora partiamo da qui e c'è il campo di grano automatico come vi ho fatto vedere nel tutorial, nel precedente video che avevo fatto il tutorial per crearvelo. Ecco, questo è il mio. Io ora però non ci ho piantato il grano, vabbè, solo che non avendo i pistoni appiccicosi, perché come già detto non trovo lo slime, non riesco a farlo proprio automatico. Qui abbiamo la libreria che devo ancora finire, cioè devo metterci un piano, un altro piano sopra, fare due cose. Questo qui, come sapete già tutti cos'è, è il portale del Nether. E queste qui sono le mie due torri, che cioè non è che hanno un'utilità. Però le ho costruite così quando vado in esplorazione, tipo laggiù in fondo, mi guardo intorno, vedo le torri e so che qui c'è casa mia. Ecco, questo è il bagno, che l'ho, il cartello l'ho fatto io, però il bagno l'ho preso, l'ho fatto seguendo il tutorial che ha fatto Capobastone. Carino, è il cartello. Praticamente, ecco, qui c'è il bagno. Premendo il bottone si alza la tavoletta e c'è l'acqua del cesso. Qui c'è la carta igienica che premendo la leva c'è questo distributore che spara carta igienica. Ora la rimetto dentro. Ecco. Come già detto, questo bagno l'ho fatto seguendo il tutorial di Capobastone. Nulla a togliere a lui che. Ok. Qui ci sono dei binari che boh, porta laggiù. E qui invece altri binari, scusate, che portano a casa mia. Ora ci andiamo. Come vedete qui c'è il campo di grano, dopo vi spiegherò meglio. Ecco, qui come già detto c'è il campo di grano, abbastanza grandino. E niente, laggiù in fondo se li avete intravisti, mi sono scordato di filmarli. Eccoli, i tre cactus. Quelle laggiù in fondo invece erano le canne di bambù. Qui ci sono le zucche che illuminano e sono anche carine. E ecco qua, casa di Loze, benvenuti, ma ve la faccio vedere dopo. Ecco, questo qui è tipo il bidone dell'immondizia. Attenzione, lava, buttate le cose inutili. Così potete buttare quello che volete. Praticamente con questa leva si apre, ecco la lava. Ora vi farò vedere tipo con questa sabbia che la butto via nella lava. Ecco, non ho centrato. Vabbè, voi dovete centrare. Ecco, le ho buttate dentro la lava, poi quando avete finito vedete che non c'è più la lava e no, se non c'è più la sabbia richiudete e basta, qui ci sono le scale per andare di sopra e ora vi faccio vedere casa mia, non vi aspettate niente di che ecco e questa è casa mia, c'è la benchwork, le due casse, il letto, poi ho fatto la carta da parati in Netherrack perché in questa texture è molto bello, anche se nel video non si vede un cazzo perché, boh, vabbè. E il pavimento di lapislazzuli, solo che, dato che sono difficili da trovare, ancora ho saltato dei pezzi, tipo lì, qua sotto, sotto al letto, eccetera. Qua giù ci sono le miniere, come dice il cartello, solo per veri nerd scavatori. Comunque, vabbè, si apre la porta, laggiù ci sono tutte mille, mille chilometri di miniere. Ok. Poi si torna su, ecco i diamanti che ho trovato. Giù nelle miniere, 39 erano 41, ma ne ho usato un paio. Ecco, mi sono scordato di farvi vedere il pezzo forte, ma avevo detto che ve lo facevo vedere, ora ve lo faccio vedere. Praticamente, eccolo qua, già da qua si vede, il pezzo forte è una casa sul lago, come vedete sul lago, ci ho fatto anche le fondamenta con le staccionate. E niente, questa qui ha la particolarità di essere fatta tutta in legno e vabbè, come già detto, è sul lago e ora quando mi verranno alcune idee dopo che ho finito i muri qua di legno farò anche delle stanze, boh, dei quadri, non so, poi vedremo come arredarla, diciamo, non è che ci sia molta alternativa, ci saranno due o tre quadri, eccetera, vabbè. Comunque io sono Loze e questo era il mio mondo e ci vediamo alla prossima. Ciao raga!